si arricchisce il parco archeologico di Mileto Antica e lo fa con un monumento dedicato a Ruggero I d'Altavilla, opera dell'artista Antonio La Gamba. Un momento di recupero della memoria normanna nella città Mileto, che proprio Ruggero elesse a capitale. La sua realizzazione è stata possibile grazie alla donazione dello scrittore Domenico Sorace e rappresenta la prima opera artistica posta dall'uomo all'interno del parco archeologico medievale, su autorizzazione della sovrintendenza, creandosi così, attraverso l'arte, un legame concreto e diretto tra passato e presente. Come nasce quest'opera? Quest'opera, come dicevo prima, nasce dall'amicizia. Domenico presentava questo libro qui, mi ha chiesto: perché non vieni, che se ti viene in mente qualcosa mi chiami alla fine della presentazione e lo facciamo vedere. Ti giuro, lui ha raccontato la storia dei Normanni, di San Bruno, eccetera. Io a un certo punto inizio a disegnare a fine presentazione, faccio vedere questo lavoro che la gente pensava fosse che ne avessimo parlato prima, invece non era vero, e gli ho detto: immaginate proprio in questo spazio, come se queste figure nascessero dal terreno e prendessero forma, no? Perché se tu vieni a visitarlo e non hai una guida, fai fatica a immaginare cosa può rappresentare questo luogo. Invece se c'è un qualcosa che te lo racconta, io l'ho visto anche quasi in maniera didascalica e didattica, in modo tale che quando vengono le scuole, oltre a vedere quel poco che è rimasto, possano immaginare, possano sognare quello che effettivamente è stato un luogo importantissimo dal punto di vista storico, ma magico dal punto di vista proprio dell'emozione. Alla fine dell'evento Antonio La Gamba ha fatto vedere il bozzetto e io ho promesso al pubblico, al sindaco che era presente, a tutte le autorità, che tutto il ricavato del libro sarebbe stato destinato per la realizzazione di un'opera d'arte. Abbiamo promesso, ci siamo attivati e attraverso anche una sinergia con la soprintendenza dei beni archeologici che ha dato poi l'autorizzazione per l'impianto, ecco, siamo arrivati all'impianto dell'opera e a questo punto che secondo me è simbolicamente interessante. Questo parco è stato oggetto di depredazione negli anni, nei secoli, ci sono pochissime testimonianze rispetto alle grandiosità che erano presenti, oggi visibili perché sono state sottratte. Questa è per la prima volta si dà corpo ad una restituzione a questo territorio di un'opera alla quale penso, spero che la comunità di Mileto, la comunità regionale in generale, saprà far seguire altre opere in modo che ciò che è stato sottratto possa essere restituito nel tempo. È una bellissima notizia, è un evento che bello veramente, noi abbiamo colto come questo segno di generosità che veniva dall'avvocato Sorace e anche dall'artista Antonio La Gamba, che ha voluto creare quest'opera che è un'opera importante per il lato artistico, ma anche per il fatto che su questo sito è la prima opera d'arte moderna, diciamo così, fatta comunque nella contemporaneità, che viene apposta da uomini su questo sito del Parco Archeologico Medievale di Mileto Antica.